bellissimo, bellissimo. Buon divertimento. Brava, grazie. Brava, brava. Grazie, grazie. Non ti ricordi qualcuno? No, lo so che ti ricordo. Una scrittrice famosa, Margaret Mazzantini. La conoscete? No, non mi ricordi la madre, perché poi qualcuno ti guarda e mi ricordi qualcuno. Una cantante rock anni 80, Ivana Spagna! No. Allora, guarda, ce l'ho proprio qui, qui, sulla punta della lingua. Ah, sì, mi confondono sempre per una bellissima presentatrice, conduttrice, giornalista. Cristina Baroni! No. Oddio, tu assomigli alla Bellona. Oh, mio Dio! Ma veramente? Lo pensate anche voi? Oh no, mi rubo la scena. E allora? Vi saluto alla mia maniera. Oh no! Buonasera, sono divertimento! Oh,
Allora, l'ultimo ballo. Si stanno giustamente cambiando tutti, non vi dico che casino che c'è dietro le quinte. Quindi, allora, l'ultimo ballo, ma arriva la mia Ivana Belon, come cavolo si chiama, dai che ho bisogno di aiuto. Arriva, io devo sempre fare tutto. Eccola. Oh, da dove devo uscire? Buonanotte. Benissimo, benissimo. Quindi, allora, mentre i ragazzi si cambiano, noi che cosa vi diciamo? Esempio, possiamo, ecco un filo, raccontare che quando ci siamo iscritti alla scuola 8 mesi fa, non sapevamo ballare, tantomeno presentare. Bene. No, noi presentiamo sempre, non ci avete mai visto in televisione? Sempre, sempre. Ogni anno facciamo Sanremo, ecco, va bene. Prossimo anno sicuramente, ecco. E quindi veramente noi alla scuola Take Your Time, quelle 2 volte alla settimana che andiamo, perché mi sposto di qua, quando andiamo quelle 2 volte lasciamo tutti i pensieri, perché ogni tanto i pensieri ci sono per tutti, li lasciamo a casa. E alla scuola del Chiartano cominciamo a ballare, a ridere, a scherzare, insomma, a bere, vediamo, ci divertiamo. Grazie. Quindi ringraziamo innanzitutto Luciano e Alessandro alla musica. Pensa, se il tuo cuore batte più veloce vedendo i tuoi allievi, se ogni viso è per te un'anima da amare, se tu riprendi con gioia il dialogo sospeso, se ogni ora passata è troppo presto fuggita, se tu ami meglio il tuo lavoro ad ogni anno che passa, se la tua opera ti sembra incompleta, se Dio è ogni giorno il più grande confidente, se le dita irrequiete e i piedi rumorosi ti sono sinfonia, se le tue punizioni sono rare come le piogge in luglio, se le inevitabili difficoltà ti trovano sorridente, se ogni giorno che passa ti trova migliore, se sapendo tante cose tu non ti credi sapiente, se tu sai ristudiare ciò che credevi di sapere, se al posto di interrogare tu soprattutto sai rispondere, se tu sai essere fanciullo pur restando maestro, se davanti alla bellezza tu sai meravigliarti, se la tua vita è preghiera e la fede splendente, e se i tuoi alunni vogliono somigliarti, allora tu sei maestro!